Piero Ricca è qui in sala, eccolo là, benvenuto. Vi danno dei provocatori, vi danno insulti.
no, non è che qui è tutto capovolto, in realtà siamo provocanti, cioè siamo persone cadute nella provocazione, cioè questa Italia che provoca tutti i giorni. Poi ci sono alcune persone che riescono a non farsi provocare, vivono la propria vita serenamente, nell'indifferenza, nella quiescenza, nel conformismo, nella rassegnazione, e altre persone più deboli, più fragili, come Franz e me, che si fanno provocare e provano sdegno, rabbia, perché hanno memoria, perché aspirano a vivere in un paese meno civile, meno ingiusto, meno indegno, non vorrebbero vergognarsi di sentire qual è il livello di reputazione di cui l'Italia gode all'estero. Quindi ci lasciamo provocare, perché non abbiamo questa forza, questa corteccia così robusta di essere indifferenti come la gran parte degli italiani, o di essere tifosi, come anche a sinistra piace molto, tifosi e critici dell'amato leader di turno. E quindi esercitiamo questa cosa rara che non appartiene al genoma morale nazionale, cioè la libertà di espressione, che è libertà di critica, ma non è nulla, non è libertà di consenso, di applauso. E ciò che differenzia però chi va a urlare e a fare appunto il disturbatore dell'ordine pubblico e chi invece, come probabilmente noi, va a fare il disturbatore del quieto vivere, è il contenuto di informazione. E quindi bisogna accedere alle fonti, confrontarle, verificarle e poi usarle. Non basta essere informati, cercare di informarsi, bisognerebbe, se uno si lascia provocare, andare poi magari a sbattergliela in faccia, a farne oggetto di iniziative di vario tipo. Non pretendo che poi molti diventino, si attrezzino a diventare dei kamikaze della parola come noi, non pretendo questo. Ci sono tantissimi modi però per vivere l'impegno civile, per manifestare il dissenso, per vivere un po' a testa alta, e uno è questo, forse quello più spettacolare, più suggestivo, dà anche soddisfazioni, dà anche soddisfazioni, ve lo assicuro. Mi piace molto questa tua risposta, perché il fatto che siamo noi a essere provocati, mi ricordo, ormai è passato anche lì un anno o qualcosa di più, quando Beppe Grillo è riuscito a portare in piazza svariate milioni di persone, diciamo, la parola di cui molti media avevano pure era la parola rabbia, perché la gente ogni tanto legge o vede delle cose e si incazza, no? Ecco. Gli interventi di, diciamo, quella, non so cos'era, la tavola rotonda con De Bortoli e Mieli, secondo me è una delle cose più preoccupanti, perché forse i politici, per gli stessi la notizia, così sono abituati che fanno finta, giocano con questa cosa. Invece siete andati lì e i giornalisti, cioè quelli che in realtà dovrebbero informarsi, avete chiesto delle cose, e questi hanno fatto De Bortoli soprattutto un gioco di equilibrismi incredibile, e si vedeva, insomma, l'incapacità di indignarsi. Qual è la tua esperienza in questo lavoro che fa? Gli si indigna. Ma intanto per fortuna non è un lavoro. Per fortuna e purtroppo, nel senso che poi bisogna arrivare a fine mese, ma insomma. No, io l'ho vista, l'ho vissuta da spettatore, su internet quell'episodio diviso in due parti, io l'ho vissuto da spettatore, per cui quel giorno non li accompagnavo, ma il fatto è che se non sei allineato o comunque equilibrato, non sei il direttore del Corriere della Sera, il direttore del Sole 24 Ore, eccetera eccetera, logicamente chi ne perde sono i cittadini, quei cittadini quantomeno che vogliono essere informati, che vogliono essere opinione pubblica. Anche in questo caso non è giusto considerare, o meglio, non è corretto pensare che tutti gli italiani, quanti siamo opinione pubblica. L'opinione pubblica si riduce giorno per giorno, questa è la nostra opinione almeno, e ormai è un'esigua minoranza, quei pochi che ancora leggono libri, leggono giornali, che cercano di approfondire un attimo e di avere una coscienza critica che gli permette di filtrare tutte le fanfaluche che altrimenti così si finisce per assorbire semplicemente cambiando canale.